Estremo occidente della Liguria, terra di frontiera. Caserme, bunker, strade, gallerie, pozzi. Tra il 1935 e il 1940 la vita di 50.000 soldati ha segnato il volto di questi paesi. Ci si preparava a una guerra, quella contro la Francia, che almeno qui non fu mai combattuta. Nella provincia di Imperia, i torrenti Nervia e Argentina danno il nome a due vallate che custodiscono angoli segreti di una storia che viene da molto lontano e il mare ne è testimone fedele. Dal mare inizia il lungo cammino e l'acqua e la pietra saranno spesso insieme a raccontare i fatti e i luoghi di questa terra. A poche centinaia di metri dal confine con la Francia sono i Balzi Rossi, una serie di caverne che si aprono ai piedi di una parete di calcare dolomitico formatasi 200 milioni di anni fa. Seguendo l'alterno andamento delle glaciazioni che facevano avanzare e ritirare il mare di molte decine di metri, l'uomo trovò rifugio in queste grotte fin dal Paleolitico inferiore, 200.000 anni fa, lasciando reperti di eccezionale valore, come alcune sepolture, nonché esempi di arte parietale, come questo cavallo. È poco visibile ad occhio nudo e ci si deve avvalere di tecniche agli infrarossi per seguirne il tratto. Le caverne dei Balzi Rossi sono considerate veri e propri santuari della preistoria. Questa roccia calcarea è stata testimone delle prime gesta espressive e culturali dell'uomo primitivo. A pochi chilometri da qui, nell'interno, nei pressi di un paese chiamato Glori, nella Valle Argentina, altra roccia calcarea è stata graffita dall'uomo non più primitivo. Tra la fine del 1800 e i primi del 900, nel corso di 80 anni, Vincenzo Osenda incise la pietra. Iscrizioni a sfondo mistico-religioso, all'epoca colorate di rosso col sangue, tratto dalle ferite che egli si procurava apposta. Sono le prime immagini che documentano questi graffiti e testimoniano un fatto di grande valenza simbolica. Nell'estremo lembo della Liguria di Ponente, l'uomo ha sempre scritto di sé nella roccia. Dai Balzi Rossi a quest'eremo sperduto, dalla preistoria ai giorni nostri, l'ansia di raccontare le proprie esperienze si è concretizzata nel grande sforzo di incidere una roccia durissima. Vincenzo Osenda trascorse quassù tutta la sua vita, più di 80 anni, in totale solitudine, un luogo ancora oggi praticamente inaccessibile. Nella grotta, che da allora fu detta dell'Eremita, egli visse nelle stesse condizioni dei suoi antichi progenitori, che in questa e in altre valli vicine usavano anfratti e ripari per proteggersi e controllare il territorio circostante. Oggi sono rimasti in pochissimi a conoscere l'esistenza della grotta dell'Eremita. Potrebbe essere definita anch'essa un piccolo santuario della storia, da cui, chissà, le future generazioni potranno trarre qualche indicazione sulla vita dell'era moderna. ...45 milioni di anni fa, qui c'era un mare profondo, di tipo subtropicale, e già da 30-40 milioni di anni si stavano accumulando sul fondo quei fini sedimenti detritici che, quando la terra emerse, avrebbero formato l'armatura calcarea di questi rilievi, così come appaiono oggi. E seppure a pochi chilometri di distanza, ormai del mare in queste gole non si avverte il minimo sapore. Solo il clima è regolato e appena temperato dai venti della costa, che a fatica si infilano nelle valli. Nel complesso il paesaggio è duro, roccioso. Il Monte Toraggio, 1973 metri, e il Monte Pietravecchia, 2040 metri, costituiscono il gruppo montuoso più elevato delle Prealpi Liguri. La roccia è di calcare purissimo, tormentata e corrosa dall'azione di lavante dell'acqua. Così, spesso,
Enormi massi di roccia si sono staccati dalle pareti. Tutta la zona è caratterizzata da fenomeni carsici di grande rilievo e grotte e cunicoli sotterranei sono sparsi un po' ovunque. Quando la vegetazione riesce a conquistare la roccia, allora i toni si ammorbidiscono d'incanto. Al bianco abbagliante del calcare si mischiano i colori dei castagni, degli abeti bianchi, dei faggi, dei lecci. E poi cespugli di corbezzolo, eriche e rosmarino. Le chiome autunnali si arrossano e tra i colori tenui si aprono scenari forti e inattesi. Il piccolo lago di Tenarda, ai piedi dei monti Toraggio e Pietravecchia. Si è formato per la costruzione di una diga, ma questo non toglie nulla al suo incanto, anzi testimonia lo stretto rapporto tra l'uomo e il territorio. Le fitte nebbie che spesso sovrastano il lago di Tenarda custodiscono un altro esempio di intervento umano particolarmente carico di suggestioni. Tra il 1936 e il 1938 più di 50.000 soldati si preparavano a una guerra che qui non avrebbero mai combattuto contro la Francia. Bisognava fortificare e attrezzare, ma soprattutto aprire strade. Tra il Toraggio e il Pietravecchia, gli alpini fecero un sentiero incredibile, scavando letteralmente a picconate la viva roccia. Potevano usare poco la dinamite per il rischio di frane e smottamenti eccessivi. Il sentiero degli alpini aggira ai fianchi del complesso montuoso. In questo modo le truppe che trasportavano armi e vettovaglie dall'altro versante avrebbero evitato di uscire in cima allo scoperto e quindi di esporsi al fuoco nemico. Più di 16 chilometri di sentiero, con passaggi spesso al limite di sicurezza, a strapiombo nel vuoto, avanzando sul terriccio malmesso o dentro piccoli trafori miracolosamente intatti. Negli anni il sentiero si è degradato. Frane e smottamenti naturali ne hanno compromesso la viabilità. Ma è anche vero che all'epoca ci sono passati centinaia di uomini, mezzi, muli, cannoni, vettovaglie. Tra questa roccia così dura, l'unica consolazione è il paesaggio, indimenticabile. Osservando certi punti del sentiero come questo, sembra ancora adesso di ascoltare le grida e gli sforzi di quei soldati e soprattutto di quelli morti rotolati nel vuoto per realizzare qualcosa che nessuno avrebbe mai utilizzato. Il sentiero degli alpini è oggi come un monumento alla memoria. Volando nel vuoto da qui si riesce ancora a sognare. Staccandosi da questa roccia, osservare dall'alto le piccole cose dell'uomo. E qualcuno ancora vigila su questo angolo nascosto della storia. Tipico esempio del legame con la roccia è il paese di Realdo, nella Valle Argentina, in bilico su una parete calcarea, ormai quasi abbandonato.
A Realdo si conserva un dialetto antico, unico nella fonetica, un misto tra provenzale, ligure e piemontese. Perciò da luna, alta in cielo tra le stere, versar fretta in l'aigua del vallon, che scur tra brichelone, come argento deslegac brilla e ciancianin ersan va a marina. A luce del lampion alla cantonada cavegin, la tira i parpaglion e fia i farnigure come aree, che continua a virarli intorno. Erbabi sotto la carroce l'aspetta che le cale. A ratapena che vora a monta e a va tra i cae e gli orti che sono sua rocca. L'aria profumata e purificata dai foglie di arbo che sono. Un'antica lingua di frontiera, protetta da un territorio impervio, che ha sempre scoraggiato lo spostamento della gente e quindi la commistione delle lingue. Altre tradizioni si sono perdute. Ecco un vecchio frantoio, un tempo luogo di vita, simbolo di ricchezza e di prosperità. Dentro regna uno strano sapore, tutto fermo, immobile, una luce calda ma spettrale. Eppure sembra tutto sospeso, come in attesa di un piccolo segnale per rimettersi in moto. Queste valli sono piene di frantoi abbandonati e tutti danno la stessa sensazione. Le ruote ferme, le canalette disseccate, i ferri arrugginiti, il silenzio sono testimoni di una tradizione ormai quasi perduta. L'olivo qui era tutto, significava lavoro, ricchezza, orgoglio, vita. Oggi la produzione d'olio è ridotta al minimo. Rami e alberi secchi si stendono a perdita d'occhio tra quello che resta delle famose terrazze. Lo spopolamento delle valli interne ha causato l'abbandono dei terrazzamenti, costati secoli di immani sacrifici per conquistare, centimetro dopo centimetro, una terra difficile e ostile. Il bosco e la macchia stanno riconquistando le terrazze, ormai quasi irriconoscibili. Questo agglomerato di case di pietra con i tetti d'ardesia si chiama Goina ed è nell'alta valle argentina. Un pugno di case è totalmente sperduto nella montagna. Una mulattiera impervia è l'unico legame con il mondo moderno, cioè il paese di Triora, una decina di chilometri più a valle. Il tempo si è fermato a qualche secolo fa. Cinque pastori traggono sostentamento unicamente dal bestiame e dai frutti della loro terra. Trascorrono periodi di oltre 6-7 anni senza che nessuno di loro scenda al paese più vicino. Il mare gaudente e vacanziero della riviera è a 20 chilometri. Qui regnano valori assoluti, forti, senza gli orpelli della società consumistica. Qui regna la gentilezza, lo sguardo dolce di chi è in pace con il mondo e con se stesso. Le frasi sono essenziali, i gesti spontanei e diretti. Ma tanto da cuocere, eh? Ah, sono quasi che tempo. Sì, è un po'. Un fuoco, un braciere, castagne durante l'autunno. La vita nel cuore delle montagne nella Liguria di Ponente. Gente di Goina. Un salto a ritroso nel nostro tempo passato. Il ponte di Loreto, un salto nel vuoto da 120 metri.
fiume Argentina, l'omonima valle, roccia e strette gole. Qui nel 1960 la Montedison sperimentò il rivoluzionario prototipo di un ponte che poi avrebbe realizzato e venduto in tutto il mondo. Allora fu una prova d'avanguardia di tecnologia industriale. Oggi ne rappresenta una di coraggio. Il ponte di Loreto è uno di quei rari casi di costruzione moderna in cemento armato che non altera l'equilibrio della natura, quasi sia lì da sempre. Una sorta di graffito tridimensionale che l'uomo ha lasciato qui per rappresentare l'ennesima tappa del suo lungo cammino. Alle proprietà magiche e curative dell'acqua erano legati i culti dell'antichità, fino a quando il cristianesimo non cominciò a sovrapporsi ad essi, costruendo chiese e santuari sopra i vecchi tempi pagani. Santa Maria di Nogareto, nei pressi del paese di Castel Vittorio, in Val Nerbia, fu eretta proprio in prossimità di una fonte solforosa già legata al culto del dio Asclepio in epoca preromana. Oggi è abbandonata e un'atmosfera di primitivo esoterismo, anche un po' spettrale, ha riconquistato questo posto, che non a caso nacque in origine proprio come un luogo magico. Lo zolfo della sorgente ha dato alla pietra colori strani e un sapore putrido, tanto che i romani chiamavano questo luogo Lacum Putidum, lago puzzolente. Un po' ovunque nelle valli si incontrano, magari appena riconoscibili nel fitto della vegetazione, chiesette e luoghi di devozione, come ad esempio San Sicario, nei pressi di Buggio, in Val Nerbia, sempre nei pressi di una sorgente. Quando però il cristianesimo non riusciva a sostituirsi ai luoghi pagani, allora quei posti venivano demonizzati. Così si spiega l'abbondanza di Fonti della Strega o Buca del Diavolo o Ponte Maledetto e così via. Il paese di Apricale, in Val Nerbia. Anche qui era praticato il culto dell'acqua e delle sue divinità. E anche qui il cristianesimo si sostituì ad esso. Ecco, nei pressi di una piccola sorgente ritenuta miracolosa, Santa Maria degli Angeli. I bellissimi affreschi quattrocenteschi della volta rappresentano l'Assunta e gli Evangelisti, seguiti dai padri della Chiesa, opera di un artista anonimo lombardo di cultura rinascimentale. Per secoli queste meraviglie rimasero in totale abbandono. Ormai prossime alla cancellazione, il loro restauro fu terminato nel 1991. Proprio davanti a Santa Maria degli Angeli resistono ancora intatti tre antichi lavatoi cinquecenteschi, coperti da una volta a botte. Qui non si lavano più i panni, ma l'acqua c'è ancora e viene da lontano. Così come dal profondo della terra viene alla luce l'acqua del Nervia, il torrente che dà il nome alla valle. Le sorgenti sono ai piedi del monte Pietravecchia, in un luogo praticamente irraggiungibile. Da qui l'acqua inizia il suo tormentato tragitto. Ingannevoli torrenti liguri. A volte innocui ruscelletti quasi disseccati. Improvvisamente sprigionano una carica devastante, travolgendo ogni cosa capiti sul loro cammino. Certo, l'emozione è forte e allora si avrebbe voglia di continuare a vedere. Ma ecco, piano piano, tutto si placa di nuovo, in attesa di una nuova sorpresa.
Il paese di Dolce Acqua, con il ponte romanico a schiena d'asino di 33 metri di luce. Nel 1884 Claude Monet ne dipinse le forme, definendolo uno spettacolo di leggerezza. Il paese è attraversato dal Nervia, che tra 4 chilometri arriverà al mare, tra Ventimiglia e Bordighera. I primi insediamenti risalgono circa all'anno 1000, quando Dolce Acqua apparteneva ai conti di Ventimiglia. Le popolazioni liguri erano allo sbando a causa delle scorrerie saracene e per consentire una pur minima resistenza, le signorie dell'epoca davano alla gente terrorizzata la possibilità di raccogliersi attorno a una fortificazione. La caratteristica dominante dei vicoli è la quantità di archetti di controspinta tra una casa e un'altra, che si resero necessari a partire dall'Unità d'Italia, per sostenere l'una con l'altra le abitazioni che si innalzavano sempre più a causa del boom demografico. Dolce Acqua, dalla metà del 1200, fu la capitale del feudo dei Doria. Il castello, oggi poco più di un rudere, era un autentico gioiello di architettura militare e residenziale. Ampliato e rifatto varie volte fino al 1500, venne definitivamente distrutto il 7 maggio 1744. Avvenne quando i Doria, da sempre alleati ai genovesi, rimasero coinvolti nella guerra di successione al trono d'Austria. Gli spagnoli iniziarono il cannoneggiamento all'alba. Al tramonto, il castello era una rovina fumante. 20 chilometri a nord-est, nell'alta valle argentina, è il paese di Triora, il vero centro di riferimento di tutta la valle. Il borgo ha conservato intatte le caratteristiche del suo nucleo originario, nato attorno al 1100. Ma a Triora la storia ha fissato una data precisa, il 1588, l'anno del grande processo alle streghe. Da allora niente è come prima. Nei vicoli si incontrano strani personaggi. Fantasia sicuramente, ma è meglio essere prudenti. Per secoli la Santa Inquisizione riempì l'Italia e l'Europa di processi alle streghe. Quello di Triora fu uno dei più lunghi e complessi. Il paese già godeva di una fama particolare e un'antica tradizione esoterica aveva trasformato molte donne in abili praticanti di pozioni e magie. In seguito a una spaventosa carestia fu addossata la colpa a queste presunte streghe. Gli inquisitori genovesi andarono sul pesante, coinvolgendo in atroci torture una quarantina di donne. Sulla loro sorte, le cronache dell'epoca sono discordi. C'è chi parla di roghi, altri di sole sevizie. Fatto sta che nel mucchio finirono anche le mogli di nobili e politici del luogo. Da Genova la cosa fu subito ridimensionata, ma le streghe di Triora, da allora, sembrano covare sentimenti poco promettenti. Sul fuoco delle streghe, l'acqua della pioggia, a Pigna, importante paese della Val Nervia. I vicoli stretti sono detti chibi, cioè cupi, bui, e il loggiato quattrocentesco della Piazza Vecchia, sede dell'antico mercato, sembra sottolinearlo. Grande splendore gode invece la chiesa di San Michele, al cui interno spicca, dietro all'altare maggiore, un polittico di eccezionale bellezza. Dipinto nel 1500 dal piemontese Giovanni Canavesio, misura 4 metri per 3,60 e comprende 38 scomparti incorniciati da un'architettura lignea dorata. Come in una sorta di teatro popolare, attraverso immagini di facile presa emotiva, le nicchie rappresentano tutte le fasi salienti del racconto biblico, dalla nascita alla passione di Cristo, l'inferno, i santi, la Madonna.
e non poteva mancare il drago trafitto da San Michele. Pigna, una cascata di case antiche arrampicate su un colle. Ma tutto scompare nelle nebbie, e dalle nebbie riemergono sapori forti e acri, orizzonti senza confini. Padrona della scena è l'acqua, che solca con tenacia queste valli, creando teatri di colori e di suoni. Le chiome degli alberi si ammantano di una luce abbagliante, portata dal vento umido del mare. Nei boschi sopra il Monte Bignone, a pochi chilometri da Sanremo, alberi, vento e nebbie allestiscono una scena in cui potrebbe apparire chiunque e sarebbe naturale. Queste valli di confine, a volte così spigolose, si addolciscono d'incanto quando mare e terra, sul calar della sera, si fondono in un abbraccio leggero e aspettano un segno, che accada qualcosa.